Le esplorazioni nei ghiacciai, la speleologia glaciale ha purtroppo dei limiti, non sono soltanto le stagioni, non sono solo le difficoltà di raggiungere certe aree del mondo, ma abbiamo un limite di profondità. Non è ben chiaro se quel famoso record ottenuto in Groenlandia una decina di anni fa sia reale o meno, però si hanno notizie serie di amici personali di profondità che si aggiravano intorno ai 200 metri. Sono profondità notevoli e sono tipiche di quelle aree dove l'ablazione dà vita a fenomeni di scorrimento eccezionali. Si tratta proprio di veri e propri fiumi con decine di metri cubi al secondo di portata. Questi ovviamente, una volta che trovano la frattura, creano dei mulini e quindi delle cavità di dimensioni impressionanti. Anche a me è capitato di superare i 150 metri di profondità, ma era una situazione ugualmente eccezionale. Eravamo in Groenlandia nel 99 e fummo piuttosto sorpresi perché nell'area, nonostante i fiumi in quel caso non fossero enormi, ma probabilmente c'erano delle caratteristiche del ghiaccio che permettevano di scendere velocemente a profondità interessanti. Qui sul Gorner abbiamo notizie nell'85 di un grosso pozzo sui 145 metri di profondità. Io negli anni 2000 ne ho esplorati diversi, non abbiamo mai superato i 110 metri di profondità. Ultimamente non abbiamo mai trovato mulini eccezionali, siamo sempre al di sotto dei 100 metri. Nel senso meno di 100 metri di profondità, probabilmente perché è aumentata anche un po' la fratturazione del ghiacciaio e quindi la dispersione delle acque è maggiore rispetto ad un tempo. Questi limiti fondamentalmente sono dati dalla plasticità del ghiaccio in profondità, che se lo si vuol mantenere aperto dobbiamo per forza utilizzare un'energia elevata. Soltanto quindi un'acqua in caduta può avere un'energia sufficiente per mantenere aperto un mulino oltre i 100 metri di profondità. Se invece si forma un ruscellamento e quindi un andamento pressoché orizzontale, l'energia dell'acqua sotto forma di calore non è sufficiente perché questo mulino continui a essere aperto. Presa posizione. Sì, già tutto fatto, infatti poi se vuoi ti do. Ho fatto il rilievo di quello lì da 50 metri. Bravo. Ovviamente a mia memoria, chiaramente. Bene. E ho fatto i nodi alle corde, abbiamo misurato tanto più o meno cos'è. Diverso, sì. E niente, ho fatto un bigliettino col rilievo. Per la coordinata io li chiamavo Go. Con la coordinata 90 0, sì, vabbè, a me basta così. Che mi dai il dato, poi io le esatto, trasferisco sulla no. mappa, così almeno è quello. Tant'altro, ma se ne sentiva abbastanza, però sarebbe interessante infilarsi per capire se il contatto a volte vanno un po' di più, fa corrente d'aria magari, vabbè, comunque ce n'è. Loro hanno trovato un altro meandro qua sopra, quindi infilato lui quanto meno. Sono andato avanti una trentina di metri, orizzontale. E tutto orizzontale, molto meandri, sì, e a contatto proprio con la morena, praticamente a contatto poi... sarà... E poi continuava, okay. Continuava a buio, però siccome non avevo niente, ero giù da sotto da solo, sì. E tutto, sono uscito. Abbiamo pulito l'ingresso. Abbiamo pulito l'ingresso, perché era pieno di calarsi giù per 5 metri di calata all'ingresso, poi è tutto orizzontale. Hai un bel fiume sotto che corre, quindi... Sono dei bei meandri questi. Sì, bene. Era bello, dominava avanti nero. Uno molto bello, quelle zone dove eravamo oggi, un po' più giù, con doppio ingresso,
e ci sono tornato due volte, ma andava a 200 metri e tutte le volte finisce il materiale, no, ci si è fatta, però bello, faceva anche salti, c'aveva di tutto, quindi sì, a domani porto dietro la pontoniera in uno di questi, così sì, almeno molti sono allagati, bisogna entrare, almeno mi butto e via. Ma l'anno scorso invece con l'aula? Era il G6, ma non è un meandro in discesa, lì c'è diversi pozzetti, scendi un po'. Il G6, sì. Quello ci devo ritornare. C'era un botto da. L'anno scorso c'era una macella. Qua c'erano i due meandri. Poi noi siamo risaliti qua lungo la morena, questo è quello grande che mi sono fatto. Ma qua l'hanno già visto. Ma questi sono vecchi però, cioè è la stessa zona, ma... Quando? Il campo è qui. It's the camp of 2007. Nonostante siano passati ormai quasi 20 anni dall'inizio della mia attività nelle grotte di ghiaccio, l'entusiasmo non si è mai fermato. Direi che il primo approccio e il primo amore è stato proprio con l'ambiente, i colori, i riflessi, quindi è stato estetico, puramente estetico. Poi l'anno dopo ho iniziato la tesi e da lì è stato un susseguirsi di scoperte di quanto queste grotte e questi ghiacciai potessero incuriosirmi e quindi stimolarmi a continuare l'attività. E, stare là sotto spesso per me è un momento di meditazione, preferisco infatti spesso scendere da solo, quindi non c'è ho il tempo di stare in silenzio oppure di godere anche del rumore dell'acqua se comunque è possibile percorrere la grotta mentre il fiume la sta attraversando. E, i riflessi, le venature, le forme hanno probabilmente un effetto ipnotico e per cui non mi tiro mai indietro se c'è da andare sui ghiacciai, da scendere e soprattutto adesso è ancora più interessante perché ci sono nuove scoperte da fare e soprattutto durante questo campo un sacco di persone, nuove amicizie ed è un bel momento per dividere la mia passione con altri che ugualmente godono di questo mondo particolare. Ciccio, com'è la colazione all'Hotel Gorner? La colazione, la cosa più buona di questa colazione è che è calda. Il resto poi... Siamo a 97,84, lui è 530, quindi dobbiamo andare leggermente più a sinistra, un po' inclinati verso sinistra. Sono le 5 del mattino, non c'è più scorrimento idrico e quindi siamo pronti per entrare nella grotta a esplorare. Thank you.
Traverso? C'è una vasca un po' a fondo, un traverso di... saranno 5-6 metri. Ghiacciaio è il secondo più grande delle Alpi, il primo è l'Aletsch. Come tutti i ghiacciai alpini si muove verso valle. Noi stessi in qualche modo adesso ci stiamo muovendo, magari è impercettibile, a un movimento di decine di metri l'anno che varia durante le stagioni ovviamente. Tutti i mulini quindi vengono spostati piano piano verso valle. La cosa che mi ha sempre incuriosito è il fatto che ogni anno più o meno li vado a cercare e li trovo nello stesso posto. A questo punto sono ormai da 99 a ora diversi, 15 anni, che io torno regolarmente sul Gorner e più o meno i mulini si sono sempre presentati nelle stesse zone. Qualcuno è scomparso e qualcuno di nuovo è ricomparso da un'altra parte, ma la maggior parte sono sempre nelle stesse zone. Grotta si dirama, un ramo prosegue dritto, uno gira a destra, però il soffitto si abbassa sempre di più, mi sa che è impossibile proseguire. Allora, pozzo verticalissimo, direi mancheranno ancora 30 metri, ma più di questo non riesco a vedere con la luce. E sembra stringere parecchio sotto. Scendo ancora un pochino. Devo togliere un po' di ghiaccio per vedere se riesco a passare. Man mano che scendo. Direi che c'è più di 20 metri ancora. Scendo ancora un po'. La prima corda da 40 è finita. Mancano ancora 20 metri al fondo. Da qua non vedo bene il fondo, credo si può scendere ancora 10-15 metri, poi stringe. Non credo di passare io. Avendo il ghiacciaio un comportamento rigido sulla sua superficie, avendo uno scorrimento, quindi comunque un suo movimento annuo, seppur lento, anche se quasi 100 metri all'anno, se non sbaglio, la velocità di questo ghiacciaio, ci porta a capire, a comprendere come mai più o meno i mulini si riformano nelle stesse zone. Sono le stesse zone in cui si hanno delle tensioni dovute sia al substrato, cioè al strato roccioso su cui scivola il ghiacciaio, che ha delle caratteristiche particolari e permette la formazione di fratture proprio in quella zona lì.
Queste sono un po' le teorie che abbiamo sviluppato e che sono state sviluppate anche da altri negli anni. Ed ecco perché abbiamo, diciamo, tra virgolette, la certezza che ogni anno più o meno in quella zona potremo trovare delle cavità. Niente, provate a aggiungere anche un'altra corda da 30. Non siamo ancora arrivati in fondo e oltre a stringere troppo, penso diventi, oltre che improponibile, abbastanza pericoloso. Niente, io risalgo e poi vediamo da farsi. Si scende, si arriva giù al fondo di questo pozzo, cioè una piccola pozza d'acqua, dopodiché un piccolo saltino che finisce su un meandro molto molto stretto in cui non passo neanche io, e fa un saltino che può essere un metro e mezzo, dopodiché l'acqua scorre, perché in questo momento sta scorrendo parecchio, quasi una piccola cascatina, si infila sotto il meandro, ancora a scendere, e prosegue, però chiaramente non sono riuscita a vedere. Scorrimento tantissimo, ho fatto tutto il pozzo sotto la pioggia, l'acqua mi è entrata ovunque, sono completamente lavata. No, quel che è stato interessante durante questi 15 anni di attività non è stato solo quello di verificare la presenza dei mulini nelle stesse zone, la presenza di questi enormi canyon che caratterizzano questo ghiacciaio proprio nella loro parte, nella sua parte centrale, ma anche quella di vedere come in 15 anni si sia estremamente ridotto, sia cambiato e come molte parti siano scomparse. Il ghiacciaio Gorner, quel piccolo ghiacciaio Gorner che alimenta la grossa lingua, che gli dà il nome, in realtà è ridotto ormai a un piccolo deposito di ghiaccio. E la sua fronte ugualmente, spesso lo percorro per tutta la sua lunghezza, esco fino a raggiungere Zermatt e all'uscita mi sono accorto appunto sia visivamente sia con dati di GPS che abbiamo perso centinaia di metri di ghiacciaio negli ultimi 5-6 anni. Beh, che mi racconti allora? Allora, niente, è andata, sì. Giù a Valle è andata bene, ovviamente c'era troppa acqua. Comunque il primo mulino profondo, un bel fiume che entra, credo domani sarà, se la temperatura si abbassa stanotte, siamo. Beh, c'è la possibilità di scendere. Giornata era uguale. Poi finalmente dopo anni un meandro, anche lì troppa acqua, però siamo riusciti a entrare. Due ingressi, quindi abbiamo fatto quello più a nord noi italiani e a sud gli inglesi, ci siamo trovati praticamente a metà, un'ottantina di metri, però percorribili senza corda. Poi siamo tornati indietro da una parte, io con gli inglesi, risalendo il ghiacciaio laterale, è una situazione abbastanza deprimente, a parte un ingresso che forse porta al contatto. Sì, perché l'acqua sotto scorre, quindi penso sia l'acqua di scorrimento sottostante il ghiacciaio, molto particolare la situazione, quindi da vedere. Francesco ancora non è tornato, quindi non ho idea, lui andava più a valle e se ha seguito il fiume che poi ho incontrato io di ritorno, probabilmente ha trovato qualcosa di enorme. Beh, insomma, ce n'è di carne. Ce n'è, non sono neanche lontani, perché comunque un'oretta, infatti, ci arrivi. Comodità è quella lì. Poi gli altri a monte, ho sentito, hanno trovato un altro meandro, probabilmente è l'obiettivo di domani mattina. Poi stranamente stamattina l'acqua si è disciolta. Sì, la fusione è stata lenta, non me l'aspettavo nemmeno io, invece. Si è fusa meglio. Sì. E soprattutto non ha fatto un gran freddo stanotte, ma sufficiente. Io pensavo i fiumi ancora scorressero la mattina alle 8, invece no. No, quando sono arrivato io era ancora tutto fermo, fino alle 10, 11 forse. Non so, io sono venuto via, non mi ricordo. Comunque ce n'è abbastanza, sì, per tutti.
durante questo primo campo internazionale è stato possibile ottenere una mappatura molto più dettagliata e completa del ghiacciaio, mappatura ovviamente relativa ai mulini, ai fiumi presenti e alle relative dimensioni e ovviamente alle loro morfologie, perché avendo qui a disposizione una quarantina di speleologi che si sono distribuiti in una decina di giorni di campo, è stato molto semplice poterli distribuire e poter poi avere i rilievi di una grandissima quantità di mulini. Abbiamo dato un input nuovo alla speleoglaciologia, speriamo che questo ghiacciaio possa nuovamente diventare per speleologi non solo italiani ma a questo punto europei ma anche internazionali un punto di partenza per nuove ricerche non solo speleologiche ma ovviamente anche legate a altre scienze. È stato questo un po' il nostro obiettivo principale, speriamo che in qualche modo la traccia rimanga e che venga poi utilizzata e che tanti ne possano approfittare per il futuro. La nostra speranza è che questo campo internazionale diventi un po' un progetto pilota per nuovi speleologi glaciali e per nuovi ricercatori, che possa in qualche modo stimolare le persone a organizzare su nuovi ghiacciai in giro per il mondo degli avvenimenti del genere, avvenimenti che hanno poi, si spera, una ripercussione su scoperte e su nuovi orizzonti non solo dell'esplorazione ma soprattutto della scienza. In queste due puntate di Lux in Tenebris vi abbiamo fatto vedere un aspetto molto particolare della speleologia. Abbiamo sceso pozzi profondissimi, abbiamo visto i meandri e l'immenso reticolo glaciocarsico che corre sotto i ghiacciai. Gli speleologi collaborano attivamente con i glaciologi, monitorando direttamente dall'interno i ghiacciai per cercare di capire di più il fenomeno del ritiro dei ghiacciai. I prossimi anni vedremo questo fenomeno come si evolverà e soprattutto come questa disciplina potrà dare un contributo determinante proprio alla comprensione di questi fenomeni. Per ora è tutto, grazie e buonasera.